Salvarsi. Eh sì, veramente, intanto inquadrata l'MVP di oggi, meritatissimo Marco. Sì, Maria Aleksić. Veramente autrice di una bellissima partita. E invece Vallepoglia appunto consolida la sua posizione nei playoff, complice anche la sconfitta di Firenze che viaggiava appaiata con le ragazze di Pistola, che quindi adesso si staccano di 3 punti, vanno a scavalcare Pinerolo in attesa ovviamente delle partite di domani, quindi un gran bel salto in avanti che proietta le marchigiane al 6° posto della classifica, con un risultato, un 3-0 questa sera, dal peso specifico decisamente importante. Beh, erano punti che Pistola, anche quando l'abbiamo intervistato in avvio di match, desiderava fortemente, soprattutto anche per rifarsi da quello che era stato il 3-0 in proprio nel match di andata, a favore in questo caso invece di Busto Arsizio. Peraltro Vallepoglia così si presenta anche bene, con spirito, al match che le opporrà sabato alle 18 a Scandicci, proprio qui sul terreno di Pesaro. Un match quindi interessante, sicuramente da seguire, perché Vallepoglia è davvero in un buon momento. Eh sì. Intanto Marco, per la nostra MVP Maja Aleksić, 11 punti, 8 in attacco, 2 a muro e 1 in battuta. Mingardi su tutte, 19 punti per lei, 17 su 43 palloni attaccati, 4 murate prese. Allora, mentre aspettiamo, esatto, vieni Alice. Alice De Gradi sta arrivando, mentre aspettiamo la telecamera che è impegnata adesso nell'intervista con l'MVP, ma tra un attimo sarà qui tra noi. Intanto Alice, complimenti, dicevamo una bella vittoria importante per la classifica, per il morale, perché poi ora arriva Scandicci e l'affronterete con lo spirito giusto. Sì, era molto importante perché adesso abbiamo delle partite difficili e ci serviva assolutamente punti dopo le partite con Chiere e Pinerolo. Quindi siamo molto contente e anche nelle difficoltà siamo rimaste unite, e questo è importante. Quando qualcosa non funzionava, funzionava qualcos'altro, e dai, ci siamo aiutate. L'avete controllata quasi sempre, a parte un momento in cui Busto è riuscita ad agganciarvi, però è durata poco. Sì, penso che comunque Busto oggi non abbia fatto la sua miglior partita e siamo state brave noi a non abbassare troppo il ritmo, perché sennò magari poi, spinte dall'entusiasmo, potevano ricominciare a giocare bene, quindi siamo state brave a rimanere sempre concentrate. Giulia. Ecco Alice, 3 punti veramente importantissimi. Vi volevate un po' rifare anche da quello che era stato il match di andata, dove insomma era stata una 3-0 a favore invece di Busto? Sì, quella è stata una partita molto brutta, e quindi ce la ricordiamo bene, e ci ha anche pesato per la qualificazione in Coppa Italia, quindi non volevamo commettere lo stesso errore al ritorno. Ma voglia un po' di riscatto. Sì. Allora grazie mille Alice. Grazie a voi. Alice. Ciao. Va giustamente a celebrare con le sue compagne. Intanto sta arrivando proprio l'MVP. Eccola, Maja Aleksić. Ciao. Maja, congratulations again. Thank you. MVP for the second time in a row, and we are here with you. Thank you so much. They like me so much. Yes, probably. Yes. But you played a great game again. Yes, I mean, we played really like a team. All of players played really good. I'm so happy that we took 3 points. It's so important for us. So we are looking forward to the next match. Infatti, ho detto, è stata una vittoria di squadra, sono molto contenta perché abbiamo giocato bene. Adesso ovviamente guardiamo al prossimo match against Scandicci. So very hard one, but you are in very good shape now. Siete in grande forma adesso. Yes, we are playing the second part of the season more good. I'm also happy for this. We are working hard, we are practicing hard, so I hope that we will give our best, and that's important to give our best on the match, and we will see. Ci stiamo allenando bene, stiamo giocando bene, quindi daremo il massimo nella prossima partita, vedremo che cosa succederà. Giulia. 11 points for you, 8 in spike. You have a really good feeling with Laura Dijkema. Yes. We are really good. Also on the practice, we like to do some extra after the practice, to do more and more and more, and yes, in the end we found some really good feeling with every ball. Thank you, Maja. Congratulations again. Thank you. Good luck. Giulia, appunto, le ha chiesto del feeling con la palleggiatrice, con Dijkema, ha detto sì, molto spesso ci alleniamo anche extra. Quando finisce l'allenamento noi continuiamo a provare qualche cosa di diverso per essere sempre al massimo e provare a giocare sempre sembra meglio. Sembra che il feeling ci sia. Direi che sta funzionando. Allora, io direi che è anche il momento di sentire naturalmente la voce di Busto, di una Busto sicuramente non all'altezza di altre partite, Giorgia Zannoni. No, decisamente no. Secondo me la chiave di questa partita per
per come le avevamo studiate, per come loro stanno giocando il campionato, era la nostra battuta, e se loro ricevono con l'80, il 70%, noi facciamo fatica, ed è stato così. Noi abbiamo fatto molta fatica anche in attacco, secondo me, stasera, ed è un peccato perché in campo le sensazioni comunque che io avevo erano positive, cioè che non ci fosse questo distacco enorme, però poi così è difficile giocare contro di loro, ma contro chiunque. In certi momenti siete state lì, sia nel secondo che nel terzo, le avete agganciate, poi però siete state subito rispedite indietro. Sì, non lo so, ci è mancato secondo me anche qualcosa dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, della voglia, dell'aggressività stasera. Il motivo è sempre difficile lo capiremo da capire in settimana, forse. Senti, tanto Casalmaggiore si è portata un punto dietro di voi, e quindi sabato diventa, o domenica se non sbaglio, diventa importante. Eh sì, diventa fondamentale per noi la partita di domenica, e la giochiamo in casa, quindi sicuramente il nostro gioco in casa è diverso. È diverso perché in trasferta facciamo molta, molta più fatica a esprimere il nostro gioco. Quindi il fatto che sia in casa sicuramente è un valore aggiunto per noi, però comunque dobbiamo fare meglio di stasera. Ecco Giorgia, a parte appunto questa sera, avevamo però parlato anche con il tuo allenatore di una grande crescita di questa squadra. Siete veramente molto giovani, avete iniziato faticando, ora invece tutto sommato state facendo bene. Sì, è una squadra molto giovane, cioè la maggior parte di loro sono la prima esperienza in A1 e siamo cresciute tantissimo, perché durante la settimana in palestra lavoriamo veramente, veramente bene, lavoriamo tanto, diamo sempre il 100%. Non sempre ancora riusciamo a esprimerlo con continuità, però fa parte del gioco anche questo, perché se no saremmo tutte giocatrici esperte, quindi secondo me per quello ci vuole un po' di tempo, però stiamo percorrendo la strada giusta, soprattutto durante la settimana, sperando che porti a risultati il prima possibile. In bocca al lupo allora. Grazie, grazie Giorgia. Grazie, ciao. Ciao anche a te. Allora, prima di chiudere, io voglio sentire naturalmente anche il parere di Tatiana Kosheleva. Ciao. Capitano. Ciao Tatiana, capitano, e finalmente oggi di nuovo titolare dopo un periodo, insomma, non semplicissimo. Help me, aiutami, per essere inglese. No, ok, sorry. You were again on the sixth, the first six, and it was a long period for you, not so perfect, not so happy. See, I'm so happy to be in the court with my team. I'm always with my team, but play together, it's a big pleasure. And I'm so happy win together. È stata molto contenta di aver ritrovato la maglia da titolare, giocare con questa squadra e vincere insieme a loro. So now you're good, in a good place for the playoff, and you're going to get even better. It's our target. We fight for every game. Next game is Candice. We play at home. It's always pleasure with our supporters. I think it's a great match, and step by step we go to our target and l'obiettivo, go to playoff. L'obiettivo sì. È quello dei playoff, e adesso questo match contro Scandicci la stuzzica molto, lo giocheranno qua davanti al loro pubblico e sarà molto interessante. Giulia. So what about Scandicci, your next game? First of all, great team, great players, a lot of friends, my friends play there. I'm so happy we play at home, and a lot of people can come and watch great volleyball. We will fight, we will do our best. And Forza Megabox. Thank you, Tatiana. Congratulations again. Grazie. Good luck. Grazie a te. Grazie. Ciao, ciao. E naturalmente ha detto sì, sarà una grande partita con tante amiche anche dall'altra parte della rete, e quindi sarà molto bello per loro, stimolante affrontare questo match, che sicuramente, insomma, Scandicci doveva essere molto attenta, perché a Vallefoglia di questa sera è molto carica e sicuramente se la giocherà fino alla fine. Assolutamente, poi appunto anche lei stessa è ritornata in gran forma questa sera, un suo passaggio sopra il muro quasi sempre, anche se Marco il muro di Scandicci si alzerà notevolmente di molti centimetri. Io sono partito secco in italiano con lei, invece ero convinto mi che fosse più pratica anche io. Sì, della sì, nostra sì, lingua sì. Vabbè, comunque insomma siamo pronti a tutto.
Allora, niente, è il momento di chiudere. Io vi ricordo ancora il nostro prossimo appuntamento televisivo, che è molto interessante, molto importante. Sabato prossimo, infatti, saremo all'ex Pallalido, l'Allianz di Milano, per assistere a Milano-Novara. Tra l'altro, domani comunque c'è una Conegliano-Milano che sicuramente dirà già tantissimo sulla condizione di forma di queste due squadre al momento al vertice del campionato. Però, appunto, poi avremo modo di sondare Milano e la stessa Novara in questo scontro diretto sabato prossimo. Quindi non perdetevelo. Noi, però, Giulia, ci vediamo già martedì.